Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio. Diamo un'occhiata alle statistiche. Classifica piloti e costruttori. Inoltre possiamo vedere tutti i trofei dei Gran Premi disputati. Grazie per averci aiutato. Il reparto si congratula. Ed eccoci di nuovo qua in Canada, sul meraviglioso circuito Gilles Villeneuve, per le sessioni di qualifica. Chi si aggiudicherà la posizione migliore sulla griglia di partenza? Le qualifiche si chiudono qui, ma il bello deve ancora venire. Appuntamento domani con lo spettacolo del Gran Premio. Siamo tornati sul fiume San Lorenzo qui a Montreal per il Gran Premio del Canada. Il circuito è stato inaugurato nel 1978. La vittoria andò al mito Gilles Villeneuve, il primo canadese a vincere la gara di casa. Il circuito oggi porta il suo nome. Se vi piace la velocità, siete nel posto giusto. Per il 59% di questo circuito da 4,3 km, i piloti si spingono al massimo, raggiungendo punte di 338 km orari prima dell'ultima chicane. Ma la velocità richiede disciplina e ci sono diversi muri che non aspettano altro che punire i piloti dal piede pesante. Prima di iniziare, rivediamo le posizioni sulla griglia di partenza. Max Verstappen ha fatto un gran giro ieri e oggi è in pole position. E Lewis Hamilton completa la prima fila. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Perez, Stroll, Gasly, Russell, Magnussen, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Ricciardo, Simonetti, Bottas, Ocon, Zhou, Sergeant e Arthur Leclerc. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Oggi sono in compagnia di Davide Valsecchi. Ciao Davide, è sempre un piacere stare in cabina con te. Non è passato troppo tempo da quando sfrecciavi in pista, ma da allora questo sport sembra essere cambiato parecchio. Che ne pensi? Sì Carlo, è proprio così. Le auto sono diventate molto più grandi e pesanti, ma soprattutto hanno una maggiore deportanza da gestire. In passato, a 300 km orari, l'auto generava un carico aerodinamico di 4 tonnellate. Ora parliamo di circa 5 tonnellate ed è una grande differenza in termini di prestazioni. Ma a causa del maggior peso e delle dimensioni superiori, serve guidare in modo molto più fluido. Devi avere più cura dell'auto ed entrare più delicatamente nei curvoni lenti. Fino a qualche anno fa le auto di Formula 1 erano più agili e maneggevoli rispetto a quelle di oggi. Siamo all'ultimo posto sulla griglia di partenza, ma se dai il massimo possiamo portare a casa qualcosa. Credici.
Buona partenza, ottimo lavoro. Hai urtato l'ala anteriore, il danno non sembra grave, ma cerca di non peggiorare la situazione. Del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Potresti avvertire un po' di sottosterzo ora che stai seguendo la scia della vettura davanti a te. Cerca di effettuare il sorpasso al più presto. Vacci piano, l'auto non può sopportare altri danni del genere. Alcune informazioni su Sargent. Ha riscontrato una sorta di problema meccanico. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. Ok, via libera. Nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 2,1 secondi. Così, non perdere tempo dietro di lui, dobbiamo sorpassarlo.
bel sorpasso. Calma ora, sorpassi puliti e cerchiamo di evitare penalità, ok? Danni all'ala anteriore, danni all'ala anteriore. Suggerisco una sosta ai box.
condizioni delle gomme sono buone, non preoccuparti. Fermo la sosta al termine di questo giro. Ricevuto, ti fermi a questo giro. Artur è rientrato ai box. Artur ai box. I box sono pieni, rimani in pista. Ripeto, rimani in pista. Possiamo farti fermare a questo giro.
d'accordo, rientri ai box alla fine di questo giro. No, credo ci sia difficoltà con la rimozione dell'ala anteriore. Non ne saranno felici. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Devi rallentare prima di entrare in curva, non vogliamo una penalità. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 7,8 secondi. Bella mossa. Volevo informarti che un paio di sensori ci stanno fornendo delle letture anomale. Probabilmente sarà solo un problema di dati corrotti, quindi non preoccuparti per ora. Se dovesse saltar fuori un problema reale, ti aggiorno. Ancora ottime.
mossa un po' aggressiva. Cerca sorpassi puliti, non vogliamo penalità. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari ti hanno assegnato dei secondi da scontare. Stacco dalla vettura che ti precede è 2,9 secondi. Hai registrato il miglior tempo, continua così. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 21,5 secondi. Attenzione, è entrata in pista la safety car. Fai attenzione, mantieni il tempo delta positivo o riceverai una penalità. Rallenta, mantieni positivo il delta. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme in pista. Attento al delta. Puoi superare la safety. Ok, rallenta, rallenta. Delta negativo vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta.
Prepariamoci a riprendere la lotta. La safety car rientrerà durante questo giro. Quando gli avversari accelerano, ricorda che non puoi superare finché non viene esposta la bandiera verde. La safety car è in questo giro. Bandiera verde. Ok, dobbiamo mettercela tutta se vogliamo ridurre il distacco dal pilota davanti, a 12 secondi di vantaggio. È la fine della gara, ci vediamo nel parco chiuso. Ormai non è più una novità, ma è sempre un piacere ripeterlo. Lewis Hamilton si aggiudica il primo posto. Alla fine è andata bene, Carlo, ma abbiamo visto che non è stata una partenza facile. Non è stata una giornata semplice, ma ha comunque dimostrato le sue qualità da pilota, superando una giornata difficile come questa e conquistando la vittoria. Dopo un gran premio corso da protagonisti, scommetto che i ragazzi della Mercedes si preparano a fare festa e ne hanno tutto il diritto.
Beh, è stato un fine settimana di Formula 1 davvero entusiasmante. Tornate a seguirci prossimamente per altri momenti di incredibile Formula 1! Se ti è piaciuto questo video metti un bel like e ricordati di iscriverti al canale. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio.